Bentrovati amici di Padre Pio TV, nuovo appuntamento con Ogni Giorno in Armonia. Questa puntata sarà dedicata, come sempre all'inizio, al tema della psicologia con Luca Mazzucchelli, che ci spiegherà come affrontare conversazioni difficili. Cosa faccio? Vado? Non vado? Gli parlo? Gli dico? Cosa gli dico? Ma poi lui come risponde a queste conversazioni difficili? Come far diventare facili le conversazioni difficili? Questo è l'argomento di oggi, introdotto alla domanda di Lidia. Ciao Luca! L'altro giorno mi sono trovato a discutere con un mio collega che ha perso il controllo e ha iniziato a gridarmi contro. Nel giro di poco mi sono trovata io stesso a gridare e le cose sono finite male. Col senno di poi mi chiedevo cos'altro avrei potuto fare, se ci sono dei suggerimenti che hai da darci quando ci troviamo in conversazioni difficili come questa. Lidia, situazione molto complessa. Fortunatamente non è così tanto frequente nella nostra quotidianità, ma questo è anche un punto, un motivo per il quale non siamo abituati a confrontarci con queste situazioni estreme. Allora vediamo oggi 5 indicazioni pratiche per cercare di rendere più semplici, utili e costruttive conversazioni un po' complesse come quelle di Lidia. Primo punto, stiamo calmi. Ok, il consiglio è un po' banale, lo so, però va tenuto assolutamente in considerazione questa cosa. Perché se anche tu come l'altro perdi il controllo, è ovvio che la conversazione prende una direzione chiara, inevitabile. Quando il tuo interlocutore ti grida in faccia a pieni polmoni, inveisce, non ti lascia mai la parola, significa che la sua mente è nella parte più arcaica, nel cosiddetto cervello rettile. E se anche tu entri in modalità dinosauro, ti assicuro che non andrai a creare nulla di buono. Stai calmo proprio come Fonzie e passiamo al prossimo step. Hey. Secondo punto è trattalo come se fosse un bambino, perché se fosse un bambino a farti e a dirti quelle cose in quel modo, tu non ti arrabbieresti, respingeresti l'isteria e cercheresti di affrontare il problema sottostante. Cercare di spiegare a un bambino perché quel tipo di atteggiamento non funzioni non è una strategia molto efficace, così come non lo è neanche con un adulto in quella condizione lì di stato primitivo del cervello dinosauro. Ignora quindi il dramma e sposta il dialogo in modalità negoziazione. Se in questa fase ti dovessi sentire come un insegnante dell'età prescolare, vuol dire che sei sulla giusta direzione. Ora che sei calmo e che non ti stai lasciando più sopraffare da lui perché lo vedi come un grande bambinone, possiamo cercare di fermare le grida, pianti, urla. Punto 3. Per favore, puoi parlarmi più lentamente? Mi piacerebbe aiutarti. Questa è la frase che va detta in quella situazione perché tutto ciò che va nella direzione di rallentare per te è ottimo. Lentezza significa calma, lentezza significa pensare e non reagire di istinto. Se vuoi far smettere di urlare a qualcuno non gli devi dire non urlare, ma gli devi dire per favore puoi parlare un po' più lentamente che voglio cercare di aiutarti. Questa cosa funziona perché arresta il modello nella loro testa per il quale loro si aspettano una tua risposta, una tua resistenza, ma tu non la fai, anzi ti dimostri interessato. Chiedi loro di chiarire, questo li sposta dal cervello del dinosauro a quello invece un po' più maturo e evoluto del pensiero. Un ulteriore risvolto pratico di questa cosa la vedi quando ad esempio sei al telefono con uno che continua a urlarti le cose dietro. Tu invece che dargli corda e entrare nello scontro, devi restare lì muto come un pesce ad ascoltare. E quando l'altro si ferma magari per prendere un respiro, la rincorsa e dirtene un'altra ancora peggiore, tu invece che fare il classico devi stare zitto, muto, non far sentire neanche un fiato. Perché? Perché se taci, dopo un po' lui ti chiederà, ma scusa, ma sei ancora lì? E cosa è successo? Che tac, per un piccolo attimo questa pausa lo porta fuori dalla rabbia e lo porta a interrogarsi, a pensare, a farti la domanda, scusa, ma ci sei ancora? Ed ecco che è venuto per un istante, un preziosissimo piccolo istante, questo clac, questo passaggio dal cervello dinosauro al pensare. Ok, ora che non sta più gridando, possiamo passare al contrattacco. Ora devi farlo pensare, devi fargli sfruttare e utilizzare il più possibile il cervello evoluto. Con questa semplice domanda, cosa vorresti che io faccia? Così sposti la situazione dalla rabbia alla negoziazione. A questo punto solitamente la strada è abbastanza in discesa. Ricordati di privilegiare le domande rispetto alle dichiarazioni, alle affermazioni. Iniziare tutte le domande con mi piacerebbe invece che con tu sei. E lasciargli il privilegio di avere l'ultima parola. L'ultimo punto, il quinto punto, è quello forse più importante di tutti ed è mettiti nei suoi panni. Dobbiamo chiederci perché quella persona sta dicendo quello che sta dicendo.
dobbiamo provare a pensare quello che sta succedendo nella sua testa, non nella nostra. Perché? Perché questo allontana il giudizio e invece avvicina la comprensione, la compassione. Impariamo a chiederci perché mi sta dicendo questo? Cosa succede nella sua testa? Piuttosto che giudicare una persona, proviamo a capirla. Allora, cosa ne pensate? Quali sono le vostre linee guida per fronteggiare e uscire a testa alta, magari arricchiti o comunque indenni da situazioni difficili come questa? Vi aspetto anche su Facebook, oltre che sulla mia fanpage, all'interno di un gruppo che si chiama Officina per la Mente, che ho creato, nel quale ci si confronta un po' su varie strategie come quella di oggi. Ciao e alla prossima! Nello spazio dedicato all'alimentazione, il nostro amico nutrizionista Yader Fabbri ci darà una curiosità relativa al cibo che si consumava in tempi passati. Cosa si mangiava nel Paleolitico? Ciao ragazzi, sono Yader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico. Vi siete mai chiesti cosa mangiavano i nostri antenati? Oggi lo scopriremo. Molto spesso mi sento domandare, ma è vero che noi siamo nati per mangiare vegetali? Oppure anche altre volte, noi siamo nati per mangiare questo, noi siamo nati per mangiare quello? Beh, allora, nel mondo della nutrizione, noi nutrizionisti ormai impariamo di più dagli studi antropologici rispetto a studi biochimici. Anche perché della biochimica iniziamo a conoscere molte cose. Ma in realtà dall'antropologia impariamo sempre di più. Perché? Perché in realtà oggi noi siamo il frutto di un'evoluzione genetica durata 2,5-3 milioni di anni. In tutto questo tempo i nostri antenati si sono adattati alle condizioni di vita di un tempo, ma soprattutto anche adattati al tipo di cibo che hanno trovato in milioni di anni. Che cosa poteva trovare un uomo del Paleolitico, un nostro antenato? Ve lo siete mai chiesti? Beh, molto semplicemente dobbiamo iniziare a ragionare. Indipendentemente dal mestiere che noi tutti facciamo, iniziamo a ragionare che cosa ci può dare madre natura. Probabilmente ci può dare delle verdure, e 2,5 milioni di anni fa non si chiamavano verdure, probabilmente si chiamavano erbe. Poi che cosa ci poteva dare? Beh, dei frutti, che non sono certamente la frutta che abbiamo noi oggi a disposizione, ma erano altri tipi di frutta, ma comunque ci potevano assomigliare, o erano i genitori della nostra frutta attuale. Oppure che cosa potevamo trovare? Beh, quando abbiamo imparato a cacciare, probabilmente animali, quindi la carne. Quando abbiamo imparato a pescare, abbiamo iniziato a poterci nutrire del pesce, quindi ricchissimo anche di omega 3. Poi, che altro potevamo trovare? Beh, si poteva raccogliere le noci di un tempo, le bacche di un tempo, quindi la frutta secca oleosa, le uova. Ed infine il settimo alimento che poteva trovare l'uomo del Paleolitico qual è? Il miele. Non c'erano grandi quantità di miele, ovviamente non c'erano le arnie che oggi esistono, lì si andava alla ricerca di qualche alveare dove poter prelevare il prelibato miele. Questo era l'unico carboidrato ad alto indice glicemico che l'uomo del Paleolitico conosceva. Ma considerate quanto miele avrà potuto trovare un uomo del Paleolitico, anche perché non eravamo solo gli unici mammiferi che ci nutrivamo di miele, o c'erano altri animali che volevano utilizzare questa prelibatezza. Quindi il miele in realtà è l'unico carboidrato ad alto indice glicemico, o carboidrato semplice come viene definito dalla divisione chimica, che conosciamo da milioni di anni. Per 2,5 milioni di anni o 3, l'uomo del Paleolitico si è sempre nutrito con 7 alimenti, fino a 10.000 anni fa. 10.000 anni fa, con gli egiziani e altre popolazioni, abbiamo iniziato a conoscere quello che è il frutto dell'agricoltura, quindi alcuni tipi di cereali, le leguminose, eccetera, che hanno cambiato l'apporto di carboidrati nella nostra alimentazione e facendoci conoscere anche altri tipi di carboidrati semplici o ad alto indice glicemico. Ma 10.000 anni per la nostra evoluzione genetica sono pochi per poter avere un adattamento ottimale a quel tipo di prodotti, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove prodotti industriali addirittura hanno sostituito prodotti di madre natura.
Quindi dobbiamo tenere molto in considerazione la nostra evoluzione genetica che per 2.490.000 anni ha conosciuto solo 7 alimenti. E quello che noi abbiamo oggi a disposizione in realtà l'abbiamo inserito negli ultimi 10.000 anni. Infatti molto spesso sentiamo anche parlare di alcuni studi condotti da antropologi che hanno portato anche a tecniche dietetiche come la Paleo Diet. Io non ho nulla in contrario a nessun tipo di tecnica nutrizionale o tecnica dietetica. L'unica cosa che penso è che le tecniche dietetiche possono essere fatte, possono essere utilizzate, ma molto spesso hanno una scadenza per via del fatto che non sono sostenibili nel lungo periodo. La Paleo Diet, a mio modo di vedere, può essere una buona tecnica perché sfrutta appunto le conoscenze antropologiche della nostra evoluzione genetica, ragionando su quello che la nostra genetica è stata abituata a incontrare per milioni di anni. Dall'altra parte, oggi io da buon romagnolo sono abituato anche a mangiare i cappelletti della nonna Berni o la pizza fritta e poi anche il cibo della nostra penisola italiana che è tanto conosciuto in tutto il mondo. Penso che quello che bisogna fare è trovare il giusto indice di equilibrio, ma senza dimenticarci quello che è stata la nostra evoluzione genetica. Seguimi sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook e anche sul mio profilo Instagram. Ciao e al prossimo video! Grazie a tutti voi per l'attenzione, torneremo ancora insieme con un appuntamento speciale di Ogni Giorno in Armonia la settimana prossima.